Melania Trump, l'ex moglie di Donald, a Ivana, chiarisce le sue parole. Continua il botta e risposta tra Melania Trump e la prima moglie di Donald, a Ivana, che ormai sembra essere senza esclusione di colpi. Ops. Shady Dita Gain. Qualche giorno fa tutto il mondo aveva tenuto il fiato sospeso dopo che Ivana Trump, la prima moglie di Donald, aveva detto scherzando in una trasmissione televisiva che essendo stata la prima moglie del presidente degli Stati Uniti, tecnicamente era lei ad avere il ruolo di First Lady. La battuta è stata detta in occasione della presentazione del suo prossimo libro, Rising Trump, in cui parla appunto di che cosa abbia voluto dire essere stata la prima moglie del Ticone e di cosa abbia significato crescere i loro primi figli. Dopo queste parole però, Melania, ossia la terza moglie del presidente, non è stata a guardare e ha risposto tramite una nota ufficiale dalla Casa Bianca: la signora Trump ha fatto della White House la dimora per suo figlio barrone per il presidente. Ama vivere a Washington DC ed è onorata del suo ruolo come First Lady degli Stati Uniti. È intenzionata a usare il suo titolo e il suo ruolo per aiutare i bambini, non vendere libri. Non c'è chiaramente nessun fondamento alle parole di un ex, che sfortunatamente è solo in cerca di attenzione. Dopo qualche giorno di silenzio, Ivana Trump ha deciso di rispondere, anche se in modo un po' piccato: l'ho detto, tecnicamente sono io la First Lady Trump. Sono stata la sua prima moglie. Non capisco quale sia il problema di Melania. Deve riuscire a superare la cosa. Lei sarà anche la First Lady degli Stati Uniti, ma io sono la First Lady di Trump, scusate tanto, e abbiamo tre figli cresciuti. Una risposta al vetriolo, che forse non rimarrà sotto silenzio. Il rapporto tra Donald e Ivana Trump. Ivana è stata la prima moglie di Donald Trump e ancora oggi USA il suo cognome per una questione di riconoscimento e di lavoro. L'ex marito l'ha diffidata più volte dall'usare questo nome, ma lei sembra non farci caso e continua imperterrita per la sua strada, parlando anche del loro rapporto soprattutto in vista dell'uscita del prossimo libro. Ci sentiamo almeno una volta ogni due settimane. Sa, non chiamo più spesso perché non voglio causare nessuna gelosia, ha detto riferendosi palesemente a Melania. D'altra parte Ivana aveva già chiesto lo scorso anno all'ex marito di nominarla ambasciatrice della Repubblica Ceca, suo paese di nascita, è il paese da cui vengo, conosco la lingua e tutti sanno chi sono. Sono ben conosciuta nel mondo, non solo in America. Ho scritto tre libri, tradotti in 40 paesi e 25 lingue. Sono conosciuta come Ivana, non ho neanche bisogno del cognome Trump. Appello rimasto inascoltato per la donna, che in effetti ha alle spalle una carriera niente male. Oltre ad essere stata modella, imprenditrice e scrittrice, ha anche interpretato se stessa nel film Il Club delle Prime Mogli, di cui tutti ricordano la celebre frase in merito ai divorzi: ragazze non prendetevela. Prendetevi tutto. Capito Donald?